Allora, coach, insomma, sulla carta era una partita difficile, sul campo lo è stata di più. Schiaccia ha messo tutto quello che poteva, o forse magari poteva metterci qualcosina di più? Quando perdi di 5 c'è sempre qualche cosina in più che potevi metterci, questo è pacifico. Abbiamo ancora la sindrome del primo quarto, ovvero prendi 30 punti nel primo quarto, poi dopo recuperare è sempre difficile. Ci eravamo arrivati quasi, però stasera abbiamo avuto una forda, vuoi condizionata dai falli, vuoi anche in serata storta, e è chiaro che per noi lei è importante, soprattutto quando giochi in Eurolega contro giocatrici così di questo spessore, di questa caratura, non soltanto lei. Mi è piaciuto l'atteggiamento, la voglia di recuperare, però bisogna farlo per 40 minuti e non soltanto quando sei sotto. Senti, proprio sull'arco dei 40, dopo un inizio appunto sindrome dal primo quarto, però soprattutto nella seconda parte magari più di pancia e di cuore che con la testa, ma forse anche con la testa c'è stata, no, la voglia di arrivarci fino alla fine. Ma c'è stata la voglia, ma poi anche con la testa, perché con la zona le abbiamo imbrigliate, non riuscivano poi a trovare i loro punti di riferimento, e finché siamo stati lucidi in attacco abbiamo recuperato ed eravamo arrivati a un canestro. Ci è mancato quel canestro e quella lucidità nel momento topico. Senti, segnali per i prossimi impegni come ti sembra? Ma sai, i segnali sono che in questi momenti qui bisogna essere bravi a pensare alle cose che sono fatte bene e a cercare di farne tesoro, e da imparare da quelle che continuiamo a far male, a cambiare atteggiamento e modo di porsi, soprattutto nel primo quarto. Insomma, nelle attese era una partita molto dura, lo è stata, con le unghie, con i denti, cuore, pubblico, qualche fischio, insomma, un po' che ha lasciato, diciamo così, qualche dubbio. La spunta Fenerbahce, però insomma, un Beretta che ce l'ha messa tutta. Sì, ce l'abbiamo messa tutta indubbiamente, però insomma abbiamo un po' sbagliato un po' di cose anche noi, insomma l'inizio della partita è stata emblematica, potevamo stare molto più attaccate a loro e sarebbe stata un'altra partita. È un po' purtroppo come sta succedendo nelle ultime partite, ma cercheremo, come stiamo già facendo, di lavorarci per migliorare, per iniziare ancora in maniera più intensa la partita. Senti, ecco, è stato proprio questa cosa, inizio magari insomma, non brillantissimo, però poi in realtà lunghe 40 si è vista una progressione, no? Sì, quello sì, comunque abbiamo talento a sufficienza per giocare fino alla fine con tutte le squadre. È logico, dovremmo farlo forse un po' più di squadra, cercando di arrivare e comunque sfruttare gli obiettivi che ci poniamo con ogni schema, e naturalmente anche la difesa pian piano nei 40 minuti cresce sempre, ma dobbiamo ancora migliorare. Vabbè, prima domanda facile, insomma, la domanda facile, sensazioni ritornare qui per giocare questa partita così importante, le tue sensazioni? Principalmente è stato emozionante per me tornare qua dopo 4 anni, giocato qua per 4 anni, e vedere tutta la gente, tifosi che sono stati sempre bravi con me. È piaciuto tanto vedere, e penso che abbiamo giocato bene alla fine. Senti, fortuna che eri emozionata, primo quarto 14 punti. Sì, abbiamo cominciato bene correndo come dobbiamo, secondo me, giocare. Siamo più forti quando corriamo. Poi secondo quarto, poi anche loro hanno fatto 20 punti nel primo quarto. Sì. E poi è stato difficile, alla fine loro hanno giocato più forte in difesa al secondo parte, e loro sono bravi in tutte le posizioni, hanno una giocatrice molto forte. Senti,
prima, quando è stata presentata, applauso, poi vabbè, durante il match magari no, si mettono da parte, però poi alla fine autografi, foto, quindi insomma hai lasciato un ricordo indelebile qui, no? No, io ho dei belli ricordi di Schio e la gente è la più grande parte di quello. Bambini che ho visto giocare a 5 anni, adesso hanno 10 e è bello vedere come sono cresciuti. Poi i tifosi sono sempre stati belli con me e mi hanno aiutato nel tempo che giocavo qua e continuano.